bentornati sul nostro canale con il 16° Vlogmas. Allora ragazzi, io devo montare il 15° che vedrete domani. Manuel è andato fuori a cercare di togliere un po' di neve dalla struttura del gazebo. Qui sta continuando a venire giù la neve, io sono contentissima. Vedi Manuel che fa giun, giun, giun. Sono contentissima. Non vado al lavoro perché qua non sono neanche passati con il coso, quindi essendo una collina è un casino. Ho sentito mia cognata, nemmeno in paese sono passati, quindi anche non potrei passare di lì per andare dove devo andare, quindi non ha senso. Quindi ce ne stiamo a casetta, montiamo il video, così lo monto con tranquillità e inizio un nuovo Vlogmas. Sono contenta. E boh, vediamo un po' che fare, cosa fargli vedere, eccetera. Se riesco a fare qualcosa, perché già montare il video mi porterà via 2 ore sicure. E niente, vediamo se riesco a farvi vedere. Buono. Sto cercando di togliere la neve. Vedete che ne viene giù un sacco. Cioè, nell'altro vlog vi ho fatto vedere e ce n'è veramente tanta, tanta, tanta. E quindi ce ne siamo a casa, casetta. Non vedo l'ora. Comunque cercherò di fare un video di oggi, perché così almeno mi porto un pelino avanti. Se no non... sono sempre lì che rincorro il tempo e non ha senso. Comunque devo fare i pacchi regalo. Non posso andare da mia suocera a prendere lo spago, ma non importa, inizio a farli e poi metterò lo spago. E niente. Topola! Basta! Dakota! Dai! Fai vedere come corre! Sì! Quanto siete contenti di stare fuori, vai giù! Ma cosa t'abbai? Dai! Sei felice? Fai il video, manda a mia madre. Lo sto facendo. Cosa fai? Vuoi giocare? Vai, corri, vista, corri, 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 corri. Dopo là. Il legnetto, il legnetto, il legnetto. Ti piace stare fuori a te, vero? La neve, la neve. Dov'è la neve? Dove? Asso, basta mangiare neve. Ma perché non mangi tutta sta neve? Dopo là. Tantissimo pipì. Giù. Un bel paciocco. Che bella la neve. C'è Spike. Allora, giorno dopo, dobbiamo far passare il robottino, ma l'albero è in condizioni pietose. Dopo che l'abbiamo tirato su 300.000 volte, continua a essere in questo stato. Quindi, cosa facciamo?
Lo facciamo. O si impedisce ai gatti di entrare qua dentro. E come? Chiudendo la porta. Di notte o di giorno? Di giorno si confinano i gatti in altre strade. Non è molto estetica però quella roba lì, Lo so, ma era proprio per vedere... Anzi, guardiamo i video... Ah no, non riprende l'albero. Dobbiamo puntarla sull'albero per capire chi è l'assassino. Ma è lui, è macchia. No, non penso sia solo. Non lo so, ragazzi, dobbiamo capire come fare con l'albero adesso. Albero rifatto, proviamo con le barriere. Quest'anno va così, prossimo anno mettiamo qualcosa di plexiglass. Oh, boh. Non puoi andare, Mimmi. Allora, ragazze, potrebbe venirmi una crisi isterica da un momento all'altro, perché veramente ne succede sempre una dietro l'altra. Sono giorni che nel mentre faccio le polpette. Qua c'è il macinato con uova, un po' di parmigiano e spezie varie, sale, varie sale. Sono giorni che troviamo vicino al termo, vi lascio poi il... aspettate che chiudo quello, che troviamo un po' di acqua dove c'è il termosifone. Però vi hanno detto, ma non è che è pipì. Ho detto, boh, forse è pipì. Raccogliamo, non ha il colore della pipì, perché la pipì è giallognola, non è trasparente. Mi ha detto, boh, vai a capire che cavolo è, però ce n'era poca, mi ha detto, magari perde un po' il termosifone. Stamattina, cioè poco fa, ci siamo accorti che è bagnato, ma non poco, tanto. Pregate, pregate per me che non ci sia da spaccare il pavimento, che non ci siano problemi, perché se casomai c'è un'infiltrazione, bisogna spaccare il pavimento. Io non so come ne esco da questo periodo, perché veramente io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Veramente, sto sclerando. Questo 2022 è stato uno schifo. Scusate, ma ho visto che Dakota stava facendo qualcosa. È stato veramente uno schifo questo 2022. Penso ci siano dei gatti che stiano litigando, perché sento un meow. Quindi potrebbe essere, quindi boh, non lo so, vi faremo sapere, ma pregate per noi per favore che non ci sia un'infiltrazione, perché sennò non so veramente come fare, sono sincera. Non vedo l'ora che finisca questo 2022. Anche l'atmosfera natalizia sta iniziando a sciamare. Veramente, perché non ce la posso fare. Mi succede una dopo l'altra e mi chiedo veramente quando finisce sto 2022 del cavolo. Boh. Adesso faccio queste polpette, così almeno poi per pranzo mangiamo le polpette con qualcosa. Adesso mi faccio venire un po' un'idea e poi vi faccio vedere cosa ne è venuto fuori di queste polpette. Allora ragazze, qua ci sono
sono i giochi del nipotino piccolo e volevo fare i pacchi, poi vabbè questo per Iori, ma poi volevo metterglielo comunque in una carta regalo. Non vi dico niente perché se vede questo video capisce che cos'è, quindi non ha senso. E quindi iniziamo a fare i pacchi regalo, che come vi ho detto per adesso faccio questi tre qua, poi domani vado a fare gli altri perché comunque così non vedo i regali in anteprima chi deve avere il regalo. Per il nipotino piccolo e Iori userò questa carta qua di Topolino, molto molto carina secondo me, perché Topolino è bello, c'è niente da dire. Quindi con il gatto che vuole essere impacchettato anche lui, mi sto impacchinando, inizio a fare il primo, che è questo qua, che è il più grosso, quindi io direi c'è tanta carta, quindi quasi io faccio così, quindi magari qualcosa ne recuperiamo, anche perché sinceramente ci vuole poco bordo. Via. Facciamo questi due pacchettini, poi appena Manuel entra prendiamo un caffè, che è già entrato adesso, ma sto facendo i pacchetti di Nini e di Iori. È lunga sta carta, tanto è lunga. Allora, cosa facciamo di bello? Non lo so. Non lo so, allora abbiamo dato una lavata oggi, stamattina, ho pulito un pochettino. Non vi ho fatto vedere perché poi magari faccio proprio un video un giorno dove vi faccio vedere le pulizie di questi giorni natalizi, diciamo. E quindi non vi ho fatto vedere un granché, lo so. Sono stata pessima.
ma perché comunque non c'è molto da fare in questo momento, diciamoci la verità. Abbiamo mangiato i cappelletti di ieri sera e delle polpette che ho fatto prima. Stavo guardando che c'era il nostro vicino che è sceso con la pala, il trattore, la pala per liberare un po' la via perché qua è un bel casino. E quindi non vi ho fatto vedere un granché, però stasera vorrei un attimino magari prendermi cura un po' del viso perché è di nuovo lasciato un po' così. Non ho più fatto skincare, non ho fatto più niente. Quindi se ho voglia, perché dipende tutto quanta voglia ho sinceramente. Anche perché a dirvi la verità arrivo alla sera che sono talmente stanca che anche montare i video non mi viene voglia. Cioè preferisco magari farlo al mattino che sono più sveglia che farlo alla sera che sono talmente stanca che a volte devo rivedere 300.000 volte le clip perché magari non... Aspettate. Perché magari non ho visto che c'è una cosa che non va bene e quindi sono sempre lì che faccio avanti e indietro e riguardo. Invece se lo faccio al mattino o nel pomeriggio faccio anche molto più veloce. Invece la sera ti metti lì nel letto, guarda un pezzettino, poi magari sei un po' stanca, ti abbiocchi un pochettino, allora ci metto ancora di più. Quindi adesso vorrei trovare una buona routine anche per i video nel 2023. Magari vediamo se riusciamo a trovare un posto dove fare una mini scrivania, dove mettere tranquillamente il tablet, qualcosina, non lo so. Vediamo, perché stiamo pensando un pochettino a come stravolgere questo canale, non del tutto, cioè rimanere sempre noi stessi, però cercare di portarvi contenuti molto più belli, nel senso sì, chiacchiere, però anche farvi vedere qualcosa di più, perché mi sono resa conto che ultimamente purtroppo vi abbiamo fatto vedere meno fai da te. Perché comunque non siamo riusciti a fare lavori fuori, dentro casa nemmeno, e quindi ci siamo un pochettino, diciamo, arenati. E invece nel 2020... Ha finito l'asciugatrice? Nel 2023 invece vorrei fare qualcosina di più, anche fai da te, perché secondo me è carino, quindi i video spesa, i video delle pulizie, però aggiungere anche questi fai da te. Secondo me sono carini, tipo magari come pensare a creare un piccolo angolo dove montare i video, quindi magari pensare a come fare una scrivania, se prenderne una, un po' tutto così. E poi arriveranno anche i video sull'orto, perché ragazze, l'orto è una cosa di quelle che mi sta qua, che non ho fatto l'orto invernale, però purtroppo il nostro terreno non va bene. L'abbiamo visto in questi 2 anni, non ha prodotto quello che in teoria dovrebbe produrre un terreno, quindi voglio fare proprio queste cose qua rialzate. Devo solo capire anche un pochettino la terra. Ci sono persone che la fanno adesso, così almeno buttano dentro foglie, eccetera, e la terra così si forma da solo. Si forma da solo, c'è il compost, queste cose qua. O se andare poi a prendere proprio del terriccio, vediamo. Sono appena entrati. I gatti sono diventati Fusillo e Nuvola, la mindolina. Molto. Ci mandano davanti alla luce. Penso che ce l'avessi lì, scusi. Molto. Come si dice? Non casalinghi. Sedentari. Sedentari, cioè. Dormono tutto il giorno. Stanno poco fuori, non so se perché fa freddo, perché d'estate sono sempre fuori. Adesso vanno un po' fuori, poi li vedi sulla Davanzale. davanzale che ti guardano proprio e dire: mi fai entrare, mi fai Da entrare. fuori. E quindi li fai entrare perché poverini, fa freddo fuori e entrano. E invece Macchia fra un po' lo mangiamo perché O va fuori anche lui? povero così. C'ha fame di nuovo, c'ha il verme solitario quel gatto.
ha smontato, come avete visto, l'albero, adesso l'abbiamo rifatto, lo teniamo d'occhio. E piuttosto no, stasera, ma, scusa, sempre a fare piuttosto cose stasera, sempre a fare cose orribili. Piuttosto stasera chiudiamo la sala. Sì, evitiamo che il gatto viene, perché sennò lo distrugge. Stavo pensando a sto punto, io dico anche a mano mentre c'è, se per questo periodo prendiamo il cancelletto e lo mettiamo sopra dove c'è la porta e lasciamo la porta aperta, ma Dakota non può uscire, così loro possono venire in camera. Perché? Scusa. Fai così. Perché avevamo messo il cancelletto qua? Perché quando lei era piccolina non doveva fare le scale. Mm. Però adesso non c'è più il problema delle scale. No. Ma più che altro io intendo per adesso, perché almeno... Cioè, se loro fanno le scale su e giù, chi se ne frega? Sì, più che altro perché almeno qua sta chiuso. Quanto l'avevamo pagato questo cancelletto, caro? L'abbiamo pagato 40 euro, penso. Ma da mettere in camera nostra? Sì, stavo pensando se prenderne uno da tenere su. Perché questo è comodo quando tu fai le pulizie, li lasci sotto e loro stanno sotto. E tu pulisci il piano sopra tranquilla, perché se non hai più questo, loro sono lo so. Sempre lì. Ma perché il problema più grande è che noi teniamo la porta chiusa di notte, perché Dakota ha il vizio di andare a mangiare le cacche dei gatti. E se tu non tieni chiuso, questa fa avanti e indietro tutta la notte. E cosa fai? Non puoi chiudere i gatti nel bagno, e quindi abbiamo deciso di chiudere la porta. Però se chiudiamo la sala e questi poveri gatti, per non far devastare l'albero, dove girano? Gli lascio la cameretta, l'unica. Non lo so, adesso vediamo un attimino come fare. E niente, io non so se chiudere qua questo video, anche se non c'è stato chissà che cosa, ma tanto usciamo tutti i giorni, questo è quello che abbiamo fatto da ieri sera, che ho iniziato a fare qualche clip a oggi, e quindi niente. C'è il tonno Rio Mare in offerta, ma non sto guardando le offerte del Lidl, e quindi niente. Stavo pensando se potevo farvi vedere ancora qualcosina, ma no, purtroppo no. Perché guardano i video, quindi non puoi far vedere niente. No, ma non quello, no, gliel'ho già detto che non facevo i cosi, i pacchi regalo dei nostri parenti, perché sennò non li vedevano. Scusate, ma devo sentire. Guarda che bella padella. Mi si è bloccato lo starnuto. Adesso non si è più bloccato, E quindi niente, ragazzi, facciamo così, chiudiamo questo vlog, spero che vi abbia tenuto compagnia. Anche se non è stato niente di che, come vi ho detto, a gennaio partiranno dei video un po' diversi, e niente. Quindi vi mando un grosso bacione e ci vediamo domani, che è domenica, perché voi questo lo vedete domani, con un altro video. Ciao ciao! Ragazze, guardate che spettacolo!